Buongiorno, sono Paola Monegatti, docente di riferimento per il corso di laurea, per l'orientamento per il corso di laurea in scienze geologiche. Prima di spiegarvi com'è strutturato il nostro corso, desidero farvi una piccola breve presentazione di cosa sono le scienze geologiche e di che cosa oggi si occupano. Questo per farvi capire le potenzialità appunto della laurea in scienze geologiche. Non è solo quello di uno studio delle rocce, dei minerali o degli elementi che compongono, ma questi studi hanno uno scopo ben più preciso, che è appunto anche molto più attuale sull'impatto sulla società e sulla sostenibilità ambientale. Allora, la geologia si occupa di studiare la Terra, la sua evoluzione e la sua storia. La Terra è un pianeta dinamico e si è formato circa 4 miliardi e 600 milioni di anni fa e le scienze geologiche basano molto lo studio del presente per meglio comprendere il passato. Recentemente, ovviamente, nelle condizioni attuali dell'evoluzione, si è visto che i geologi possono anche essere un importante valore, soprattutto riguardo a quelle problematiche ambientali che appunto ci sono oggi sulla Terra. E quindi noi, conoscendo il futuro, possiamo meglio o con meglio contribuire in maniera fattivamente attiva a cercare di comprendere meglio l'evoluzione futura. Qui vedete quello che uno può studiare, cioè sono i dati di base, ma non solo questi sono i fossili, i minerali, le rocce, all'interno della Terra. Il problema appunto è come studiarle. Allora, il geologo può interpretare, diciamo, la natura, cioè più che altro il territorio che ci circonda. Ogni anche bellissimo panorama, come potete vedere qui, ha un significato geologico, cioè è stato costruito dal fatto che il pianeta è dinamico appunto nel tempo del passato. Il geologo si occupa di studiare sia la superficie, ma soprattutto ovviamente l'interno della Terra. L'interno della Terra è conosciuto per uno strato piccolissimo, non sappiamo bene, se non tramite appunto processi altamente induttivi, ma comunque riusciamo a scendere ben poco in profondità. La Terra, attualmente, il geologo si occupa di studiarla sul terreno e poi elaborarla. Ma in realtà adesso, con le nuove tecnologie, ci sono altri modi che vanno appunto dalle riprese aeree, quindi dal passaggio degli aerei, all'uso dei droni, inizialmente negli studi, e anche all'uso delle stazioni, dei satelliti, e quindi delle immagini che vengono proiettate e poi riportate sulla Terra da satelliti. Studia però soprattutto quello che c'è sotto la superficie, o meglio cerca di interpretarla. I metodi sono attualmente due: le onde sismiche, cioè praticamente le stesse onde che vengono provocate dai terremoti, vengono indotte in maniera ovviamente meccanica, quindi non naturale, e vengono provati dei sismogrammi che poi vengono utilizzati per ricostruire quello che c'è, interpretati e per vedere quello che c'è sotto alla superficie. Oppure in scala molto più piccola si utilizzano i campi elettrici. I campi elettrici vanno meno in profondità, sono fatti soprattutto nell'edilizia, quindi nelle costruzioni, nel vedere se ci sono problematiche nei primi strati superficiali. Studia lo spostamento dei continenti, la deriva, la scomparsa delle masse, lo spostamento, quindi la formazione delle catene montuose, sì, anche per ricostruire l'evoluzione passata. Vi ho detto, è un pianeta dinamico, quindi è in continuo movimento. Ma anche e soprattutto perché la base, diciamo, di questi spostamenti, che è la cosiddetta teoria della tettonica delle placche, si fonda, è strettamente legata ai fenomeni vulcanici e soprattutto anche a quelli sismici. Quindi studia i vulcani, vengono tenuti sotto monitoraggio quelli che sono considerati più pericolosi e soprattutto cerca di trovare i luoghi in cui appunto si possa avere il meno impatto ai fenomeni naturali, quali appunto i sisma, dove poter appunto vivere e mettere le costruzioni, fare le costruzioni necessarie per vivere. Vedete, questa è una pianta delle zone sismiche, maggiormente sismiche in Italia, dove sono la distribuzione degli ultimi sismi che sono avvenuti da quando sono appunto registrati. Ci sono zone come la nostra abbastanza fitta di appunto
appunto è una zona sismica, che vedete sono normalmente condensati tutti lungo le strutture, appunto le zone orogenetiche, quindi le montagne. E in questo caso appunto è legata per questo alla zona tettonica delle placche. Studia le rocce, come si sono formate, gli ambienti in cui si sono formati, questo è anche per guardando gli ambienti attuali, studia la composizione delle rocce, quindi i minerali, studia anche i fossili che sono all'interno e quindi anche gli organismi. Questo perché è importante conoscere esattamente gli ambienti nel caso per esempio dell'industria petrolifera oppure dell'estrazione dei minerali nelle varie miniere. Bisogna ovviamente conoscere come sono formate e dove poterli trovare, visto che non si può vedere al di sotto. Vi ho detto studia gli organismi, queste sono le bianche scogliere di Dover e sono formate esclusivamente da questi microrganismi che hanno colonizzato in quel periodo i mari appunto e sono riusciti poi a trasformarsi in fossili. Studia anche l'evoluzione dei ghiacci, soprattutto questo per vedere le variazioni climatiche e soprattutto nel recente passato, ma comunque anche nel passato. Si studiano anche le variazioni climatiche con le carote di ghiaccio, andando indietro nel tempo di circa 130.000 anni fa, insomma, più o meno. Poi ci sono altri metodi che permettono di studiare l'evoluzione climatica anche nel passato molto più antico. Questo soprattutto grazie ai microfossili e ad altri, agli isotopi e la geochimica. Le geoscienze ultimamente hanno aumentato la loro capacità di interpretare, ponendosi come punti fondamentali anche per altre discipline legate soprattutto alla transizione energetica e paradossalmente, nel senso che vedete le piattaforme, la geologia si occupa di trovare i reservoir necessari per il ritrovamento del petrolio, ma essenzialmente anche si è posto come obiettivi anche quello di cercare le fonti energetiche alternative e soprattutto anche grazie appunto ad altri tipi di ricerche il geologo è diventato quello che riesce a reperire e quindi a aiutare a trovare quei componenti che formano appunto le nuove tecnologie, soprattutto le terre rare, il litio per le batterie, le terre rare servono per le batterie dei computer, per altre piccole cose appunto high tech, e sono i geologi ovviamente che si devono occupare della ricerca di come poterli estrarre. Quindi riusciamo con le geoscienze attualmente a capire come agire in modo consapevole. Questi sono i campi in cui il geologo può aiutare, non è l'unico ovviamente, ma comunque può aiutare a trovare delle soluzioni, le variazioni climatiche, appunto studiando i climi del passato pre-uomo, ovviamente pre-comparsa dell'uomo, la sostenibilità ambientale, lo stoccaggio dell'anidride carbonica è diventato uno dei punti fermi di cui sta studiando, in Europa sono molto più avanti, in Italia per il momento siamo ancora un po' più indietro, ma comunque si cerca di inserirli, come vedremo, vi farò vedere anche un'altra immagine, nei pozzi esauriti, petroliferi esauriti, quindi si stocca all'interno della terra la CO2, cerca di risorse naturali e poi cercare di mitigare i rischi naturali che non ci possiamo opporre. La terra ovviamente è dinamica e quindi può provocare anche questi problemi. Quello che può fare un geologo è quello di cercare di mitigare i rischi. Vedete qui, tra mitigazione dei rischi, la carta del dissesto idrogeologico, cioè vuol dire dove sono le zone più critiche da un punto di vista delle frane. L'Appennino è critico perché è molto giovane, quindi non è ben consolidato rispetto per esempio alle Alpi. Ovviamente la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati e anche delle falde acquifere contaminate. Il monitoraggio anche geochimico ambientale, nel senso che attraverso la mineralogia soprattutto, lo studio dell'impatto appunto del corrosivo delle piogge sui monumenti può essere studiato, non risolto, ma studiato anche dal geologo. Si trova soprattutto però applicazione in questo momento nel campo delle georisorse, dall'acqua, la ricerca dei pozzi d'acqua e delle falde acquifere è necessaria alla nostra vita, ovviamente dipende da studi di tipo idrogeologico, quindi geologici. Ricerca dei giacimenti, ricerca di altri tipi di minerali, questo per esempio è una miniera di diamanti nella zona dell'Africa,
e soprattutto adesso, come vi dicevo, ricerca delle terre rare, del litio per le batterie e delle terre rare, vedendo che tutti i paesi che hanno maggior quantità di terre rare, che si estraggono dai minerali, quindi sono solo parte di queste, è esattamente concentrato soprattutto nella Cina. Adesso si cerca di sfruttare invece le profondità degli oceani, queste sferuliti che si depositano a migliaia e migliaia di profondità negli oceani, sono ricche sia di ferro che di manganese. E il problema è l'estrazione, ovviamente, perché è riportarle e di riuscire poi a... Perché in realtà trovare le terre rare dei cinesi negli ambienti subaerei provoca un inquinamento ambientale notevole poi nella lavorazione per separare gli elementi. Quindi dall'altra parte abbiamo un altro problema. La geotermia, oppure l'idrogeno cosiddetto geologico e l'idrogeno bianco, quello che è stato intrappolato nelle rocce durante la formazione. Quindi questo è una fonte notevole per appunto sviluppare questo processo, ma bisogna ovviamente riuscire a trovare in questo caso sia anche le metodologie per riuscire a estrarre. E questo ovviamente è campo già. E vi dicevo lo stoccaggio della CO2 nei pozzi appunto petroliferi dismessi, per diminuirla ovviamente quella che è presente in atmosfera. C'è anche una geologia planetaria in questo momento, come c'è la geologia medica, c'è varie applicazioni legate soprattutto, ma soprattutto la planetaria, lo studio di Marte. Adesso cercano anche di iniziare a studiare il Sole, le variazioni, ma comunque sono tutti studi ancora molto molto limitati. Dobbiamo ancora conoscere tanto della Terra che... Laurea triennale in scienze geologiche è una laurea di 3 anni ovviamente, divisa in 6 semestri, è accesso libero. C'è un test iniziale di autovalutazione, non è un test che vincoli l'iscrizione, è basato quasi tutto sulla matematica per quest'anno, cioè è stato scelto questo. È un test che serve ai studenti che si vogliono iscrivere a vedere le eventuali lacune che hanno nella materia. Normalmente viene fatto insieme a Scienze della Natura e dell'Ambiente un precorso di matematica di una settimana dagli stessi docenti di matematica per preparare appunto al corso. Possono seguirlo tutti, sono invitati ovviamente chi nel test ovviamente ha un risultato che mostra che ci siano delle lacune. È diviso appunto in 3 anni, sono 20 esami. Vedete qua, non vi sto a leggere e elencare tutti i nomi perché sono tutte materie geologiche tranne appunto nel primo anno, e infatti vi dico che nel primo anno appunto si inizia con le materie scientifiche di base necessarie a tutti quelli che affrontano studi di tipo scientifico: matematica, chimica e fisica, l'idoneità di inglese, e si conclude come ultima step con un tirocinio e una prova finale per circa sono 150 ore, cioè 2 crediti il tirocinio, e 100 ore, cioè 4 crediti da 25 ore l'uno, per quanto riguarda l'elaborato finale. Può essere svolto all'interno dell'università, può essere svolto presso enti o presso studi anche, che abbiano un accordo con il nostro corso di laurea. Le materie, vi ho detto, sono diverse, sono centrate soprattutto per farvi avere delle conoscenze geologiche di base su tutti i vari aspetti appunto che adesso la geologia ricopre. Avete appunto mineralogia, petrografia, paleontologia, per passare poi a discipline più specifiche di terreno, anche di geologia. Vedete la stratigrafia, la sedimentologia. A seconda, queste discipline hanno un'importanza per alcune materie. La geologia strutturale ovviamente studia la zona delle fratture, quindi è legata alle zone dei terremoti. La stratigrafica e la sedimentologia studia in funzione anche della ricerca delle risorse, soprattutto anche delle petrolifere. Avete un esame, cioè geofisica, la geomorfologia, l'idrogeologia e la geochimica. Quindi praticamente sono tutte le materie fatte nel tempo geologico. Quello che distingue la geologia dalle altre discipline scientifiche è la componente tempo, cioè la terza componente. Noi appunto studiamo quello che è successo in 4 miliardi e 600 milioni di anni, non nel momento attuale. Le lezioni vengono svolte frontalmente, ci sono molti laboratori, molte tipologie diverse di microscopi vengono utilizzati, c'è la parte informatica con l'utilizzo di programmi per fare anche le carte geologiche o carte tematiche. Questo è il laboratorio di geochimica,
ci sono i laboratori di modellizzazione per far vedere proprio con di creare le tensioni sulla, su questi appunto plastici per vedere come si deformano, come si rompono diversamente. E questo è un microscopio ovviamente a scansione, viene utilizzato solo in alcuni momenti, però essenzialmente quello che distingue è le escursioni sul terreno. Tutto quello che verrà insegnato in aula verrà poi fatto vedere sul terreno, perché in effetti un conto è la teoria, in questo caso serve molto l'occhio, cioè di vedere quello che, come si presentano le cose. Quindi tutti i corsi hanno notevoli escursioni, possono essere giornaliere, possono essere plurigiornaliere, possono essere giornaliere, sono normalmente nelle nostre aree vicine, limitrofe. Le plurigiornaliere spaziano a seconda delle tematiche, la vulcanologia ovviamente vi porta in zone vulcaniche, come la, ad esempio la sedimentologia vanno normalmente o in Francia o sui Pirenei, e quindi ogni materia ha appunto una serie di escursioni diverse. Vedete adesso qua ve ne portate alcune, ma comunque essenzialmente molto è campagna, un giorno alla settimana è tenuto. Le innovazioni, va bene, il corso di laurea di scienze geologiche fa parte del Dipartimento di Chimica, di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale, che quest'anno per altri 5 anni è Dipartimento d'Eccellenza, quindi ha dei budget maggiori rispetto agli altri dipartimenti e quindi possono essere, sono investiti anche non solo nella ricerca ma anche appunto nelle attività, nella didattica, nella migliorazione, miglioramento della didattica. L'internazionalizzazione, come tutti i corsi di laurea dell'Università di Parma, anche per quanto riguarda le scienze geologiche ci sono varie tipologie, sono le Erasmus Plus, più che Overworld, che possono permettere di fare periodi limitati, più o meno limitati di tempo, addirittura solo i tirocini fuori in università. Da quest'anno poi c'è anche questa l'alleanza EUGreen di queste 9 università europee, tra cui l'Università di Parma, le sedi le vedete appunto, sono sparse un po' in tutta Europa. Questa è nata come alleanza per creare un sistema di università, cioè il laureato europeo, non siamo ancora in fase iniziale, quindi però c'è già la possibilità di fare scambi appunto diretti con questi atenei. E, vedete, ci sono diversi punti comunque di assi cardine. Quello che è il nostro plesso, il plesso di scienze della terra al campus, è abbastanza ampio di spazi, soprattutto anche per lo studio, ovviamente ben servito dai vari bar, mense, perché siamo anche impianti sportivi e siamo ovviamente all'interno, come tutte le materie scientifiche. Le competenze che voi acquisite sono essenzialmente le competenze di utilizzo di programmi particolari, la conoscenza riguardo alla individuazione e alla risorsa, alla gestione delle risorse, avete una conoscenza tecnica di studio del monitoraggio appunto del sottosuolo soprattutto e dell'impatto, dei rischi dell'impatto di tipo ambientale. La capacità di effettuare analisi di laboratorio, ma essenzialmente quello che vi permettono queste conoscenze, considerate che nel 99% dei casi i laureati in scienze geologiche si iscrivono alla laurea magistrale, che a Parma è appunto quella di scienze geologiche applicate alla sostenibilità ambientale, oppure se uno non vuole, quel 2%, 1% all'anno non continuano e possono o fare l'esame di Stato, iscriversi all'albo, quindi all'ordine dei geologi, junior, il che significa che comunque in qualunque momento voi non potete fermare nessuna relazione. Quindi avete bisogno sempre di un geologo senior, quindi magistrale, laureato magistrale, per quindi siete più tecnici che non veri e propri geologi, insomma. Vedete che potete essere occupati in diversi settori, dai prodotti ceramici al tecnico geologico, anche la guida turistica volendo, e tecnici dei musei oppure minerali, soprattutto i primi tre sono quelli fondamentali per quanto riguarda. Anche enti pubblici, anche se, come dico, la laurea triennale non è particolarmente conosciuta, ma comunque il percorso viene concluso in modo che nella laurea magistrale voi riuscite a prendere quel campo che vi è più maggiormente interessato e quindi a sviluppare maggiori conoscenze in quel determinato campo geologico. Qui avete i contatti, avete l'indirizzo
web di geologia. E il professor Kelly è il presidente del corso di laurea, io ovviamente sono la responsabile, quindi la referente in orientamento in entrata degli studenti del corso. Per qualsiasi cosa potete contattarci, se volete venire a vedere la struttura o avete dei quesiti, potete benissimo, noi rispondiamo. Insomma. E vi lascio con una frase scritta da un filosofo inglese che diceva che la civiltà esiste per consenso geologico, soggetto però a cambiamento senza preavviso. D'altronde, diciamo, la componente biologica sulla Terra esiste perché si è formato l'ossigeno, che è la differenza con gli altri continenti, di conseguenza è grazie alla storia geologica della Terra che appunto questo è reso possibile. Basta una minima variazione, ovviamente, che la nostra presenza può diventare un po' più precaria. Vi ringrazio.